filo che non si è spezzato. Quattro artisti, Giuliana Poggi, Sergio Lombardini, Mario Giunti, Moreno Spinelli, rivivono con le loro opere in una grande mostra collettiva allestita dai soci dell'associazione Art Art di Impruneta, che hanno sentito il dovere di conservare la testimonianza e la memoria di coloro che per molti anni hanno partecipato alla vita e alle manifestazioni dell'associazione, condividendone lo spirito e le finalità. Nel corso della serata, Fiorella Noci, presidente di Art Art, che ha ricordato con accenti commossi gli amici e gli artisti scomparsi, ha voluto anche dare un segno di continuità, invitando alla manifestazione come ospite d'onore lo scultore Firenze Poggi, che per molti anni ha vissuto e lavorato ad Impruneta. Le sue opere, sparse in numerose località italiane, realizzate con vari materiali, dal bronzo al legno, dalla pietra al cotto imprunetino, hanno tuttavia un tema ricorrente: la figura femminile dialogante con il bambino, una madre che protegge e si fa carico di tutta la violenza del mondo, un tema per l'artista legato ad un episodio della sua infanzia rimasto indelebile. Quella madre che ho visto quando scoppiò la guerra, e aveva tre figli al fronte ed era disperata, e io ero ragazzo e mi è rimasta talmente impressa che da quel momento la madre è diventata il simbolo di chi subisce tutte le violenze del mondo, insomma. E da allora questa cosa della madre è diventata un tema ricorrente, e cerco di fare sempre queste madri che abbracciano il figlio in una maniera forte. Descrivere una madre con un bambino può diventare anche una cosa abbastanza banale se non gli si dà e se non si obbedisce alle leggi specifiche di questo linguaggio, che è il linguaggio della scultura, insomma. Bisogna trovare proprio quel tipo di linguaggio, come anche quel tipo di materiale. Quando uno cerca di realizzare una cosa, già sa quale materiale utilizzare, perché deve avere una forma, e una forma è molto, come dire, legata anche al materiale di uso. Per esempio, se io faccio una cosa in pietra, la concepisco in una maniera diversa da quando la faccio in bronzo. Ci sono delle leggi interne a qualsiasi tipo di arte che uno abbraccia. Per esempio anche nella pittura, anche nella pittura ci sono anche lì un linguaggio specifico, e nella scultura direi che il linguaggio è ancora più complicato. È più complicato perché mentre il quadro impressiona per i colori, perché se uno conosce bene l'uso dei colori, anche se la forma è così generica, però a colori molto belli, uno rimane impressionato. Ma la scultura vive per la forma che ha. Se è una forma non indovinata, diventa una cosa banale. E allora bisogna studiare molto, come dire, le linee strutturali della scultura, perché devono obbedire a una costruzione architettonica, insomma. Ecco. E per esempio, che so, in molti casi io ho cercato la forma chiusa, in certi altri ho cercato, che so, le linee orizzontali, verticali o oblique, insomma. E sono descrittive, ma nello stesso tempo sono anche, obbediscono a un criterio di astrazione. Ricordiamo che da sabato 30 aprile l'associazione Art Art inaugurerà la mostra fotografica del Fotoclub Empoli, con opere di Roberto Alderighi e Alessandro Taddei.